Stamattina sit-in davanti il comune di Caltanissetta delle lavoratrici della cooperativa Progetto di Vita. Queste lavoratrici si occupano dei bambini disabili delle scuole cittadine. A rappresentarli sindacalisti UGL e CGL, con noi una lavoratrice. Da quanto tempo non percepite lo stipendio? Dobbiamo avere ancora marzo, aprile, maggio e giugno. Il servizio si è chiuso il 30 giugno. Quante siete le dipendenti? Ora saremo più di 25, ora non so di preciso il numero perché ci sono anche le sostitute, quindi un bel po' di assistenti siamo. E parliamo appunto del ruolo che svolgete, come ho detto vi occupate dei bambini disabili. Sì, noi siamo nelle scuole in appoggio alle insegnanti di sostegno, diamo aiuto in tutto e per tutto all'insegnante, dove c'è da portare il bambino in palestra, in bagno, dentro le classi, quello che c'è da fare insomma per il rapporto e l'aiuto al bambino. Come diciamo sempre e ribadiamo, chi svolge un lavoro deve essere pagato in maniera puntuale, perché la differenza che c'è tra gli enti che chiedono i pagamenti delle bollette, dell'utenza, tutte cose, deve essere ugual misura e rispetto nei confronti di chi svolge un'attività lavorativa, perché è facile chiedere le tasse ai cittadini ma non pagare, non avere il rispetto dei lavoratori è una cosa grave. E comunque da notizie marzo sia stato messo in pagamento e anche aprile, però ancora nei conti correnti non c'è niente. Notizia giunge da parte del dottore Biondi che marzo è già stato pagato, aprile al più presto. Di fondo stamattina le ragazze non hanno nulla sul conto corrente, parliamo sempre, ribadisco, di famiglie per lo più monoreddito che vivono di questo, e la gravità sta nel fatto che già c'è stata un'interruzione di servizio perché le scuole chiuse, e non è normale che ad oggi non venga risolto il pagamento di queste persone. Chiediamo... Un'altra domanda, quanto ammonta lo stipendio? Questa è una bella domanda, a secondo delle ore che fanno, perché vengono retribuite a seconda del lavoro che fanno, all'incirca 600 euro mensili, poi magari c'è qualcuno che prende qualcosa in più per gli assegni familiari, ma se si pensa che il loro servizio viene interrotto da giugno a settembre non rientra nemmeno nel decreto Renzi, per cui parliamo di stipendi non sicuramente da favola, ma ripeto, con donne monoreddito che vivono soprattutto di quello. La gravità sta nel fatto che ad oggi non sappiamo nemmeno se si va a bando, se vanno ad accredito, non sappiamo nemmeno da settembre questo servizio come verrà erogato. Oggi siamo qua perché vogliamo delle risposte concrete da parte del comune. Sicuramente chi deve pagare queste lavoratrici è sicuramente datore di lavoro, ma è pur vero che il comune ha le sue responsabilità, in quanto è lui l'ente erogante, è lui che deve vigilare sui servizi in generale. Stamattina cerchiamo risposta, uno sugli stipendi e due sul futuro delle lavoratrici, che ad oggi non sappiamo.